Questo è Grazie a elegantissimo. lei, a titolo personale, onore di vita. Sì, anche per rispondere ai colleghi della destra, siccome ci dite sempre che siamo troppo talebani, troppo manettari a ora di trasparenza e obblighi di appunto trasparenza e legalità, questo emendamento vi viene incontro perché noi specifichiamo che gli obblighi devono essere commisurati alla dimensione economica e all'entità del bilancio e delle somme ricevute a titolo di finanziamento pubblico o a titolo di liberalità da privati. Tra l'altro lasciamo ampio margine di manovra al governo stesso, anche questa da parte nostra è un'enunciazione di principio. Quindi non applichiamo norme rigide a qualsiasi tipo di ente, ma soprattutto a quelli di grandi dimensioni. Faccio un nome a caso, la cooperativa 29 giugno, perché ovviamente le grandi cooperative di grandi dimensioni che hanno un grande numero di lavoratori e soprattutto gestiscono norme ingenti per la pubblica amministrazione, quelle sì allora che devono sottostare a delle norme più rigide. Mi sembra condivisibile, quindi non capisco perché anche su questo non si possa nemmeno dibattere. Grazie. Ci sono altri che intendono intervenire? Non mi pare, quindi con il parere contrario del relatore del governo 3.7 Baroni, la votazione è aperta. Onorevole Fraccaro. Müller. Chi altro non riesce a votare? Ci siamo? La votazione è chiusa. Presenti 404 votanti, 392 astenuti, 12, maggioranza 197, fuori 128, contrari 264, la Camera respinge. 3.18 Nicchi, se non ci sono richieste di intervento, parere contrario, relatore del Governo, la votazione è aperta. Ci siamo, abbiamo dato tutti? La votazione è chiusa. Presenti 405 votanti, 295 astenuti, 10, maggioranza 148, fuori 35, contrari 260, la Camera respinge. 3.13 Silvia Giordano, se nessuno chiede di intervenire, parere contrario, relatore del Governo, la votazione è aperta. Bolognesi, Arlotti, Cristian Iannuzzi. Ci sono altri che non riescono a votare? Non vedo mani alzate, quindi la votazione è chiusa. Presenti 398 votanti, 367 astenuti, 31 maggioranza, 184 fuori 90, contrari 277, la Camera respinge. 3.12 l'orefice. Se nessuno chiede di intervenire, parere contrario. Relatore del Governo, la votazione è aperta. Colletti. Monchiero. Ci sono altri che non riescono a votare? La vo
La votazione è chiusa. Presenti 402, votanti 380, astenuti 22, maggioranza 191, favorevoli 118, contrari 262, la Camera respinge. 3.15, Grillo. Se nessuno chiede di intervenire, parere contrario, relatore del Governo, la votazione è aperta. Pannarale, Gregori, ci siamo, abbiamo votato tutti? No, onorevole Rotta. Bene, altri? La votazione è chiusa. Presenti 402, votanti 370, astenuti 32, maggioranza 186, favorevoli 111, contrari 259, la Camera respinge. 3.16 Mantero, se nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta con il parere contrario del relatore del Governo. Chi è che non riesce a votare? Non vedo mani alzate. Kamanin. Bobba. Giammanco. Bene, abbiamo dato tutti? Kamanin. La votazione è chiusa. Presenti 406, votanti 389, astenuti 7, maggioranza 200, favorevoli 115, contrari 284, la Camera respinge. 3.14 Baroni. Se nessuno chiede di intervenire, parere contrario, relatore del Governo, la votazione è aperta. Nicchi, Gregori. Ci siamo? Non vedo mani alzate, la votazione è chiusa. Presenti 390, votanti 343, astenuti 47, maggioranza 172, favorevoli 91, contrari 252, la Camera respinge. A questo punto votiamo l'alt, se non c'è nessuno che chiede di intervenire, votiamo l'articolo 3. La votazione è aperta.